59 anni e non sentirli. È partita col botto l'edizione 2023 della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Dalla Piazza Piena con l'apertura di Flashdance alla preapertura con Ilaria Cucchi e Walter Veltroni, procedendo giorno per giorno in un programma ricco e trasversale che spazia dalle sperimentazioni alle prime assolute, dai film di culto fino ai focus su grandi nomi attesi a Pesaro quale Dante Ferretti, Carlo Verdone e Giuseppe Tornatore, che saranno in Piazza del Popolo rispettivamente giovedì, venerdì e sabato sera. Io credo che in realtà il festival sia nel cuore dei pesaresi da tanti tanti anni. Quello che però è vero, che è una cosa che è più recente e di sempre maggiore intensità, è il fatto che il festival ha allargato i suoi confini. Stiamo percorrendo un sentiero molto stretto, secondo me, molto complicato, ma che ci porta veramente molto lontano, perché non rinunciando a nulla della nostra cifra qualitativa, è un festival, continua ad essere un festival per specialisti, per amanti di cinema, per studiosi di cinema. Stiamo cercando di non perdere nulla di questo, dicevo, però anche di allargarci ad un pubblico che è sì appassionato di cinema, ma ha un approccio, diciamo, più semplice, meno scientifico, e ci sta riuscendo, devo dire, molto bene. La piazza, lo dicevi tu, lo testimonia, ma anche il consenso del cinema in spiaggia e un po' di tutte le proposte che facciamo, dove il pubblico dei cinefili incontra il pubblico degli appassionati e riusciamo a soddisfare entrambi. Intanto continuano anche le prime assolute di film italiani presentati a Pesaro, come Cocorico Tapes, proiettato ieri sera, che ripercorre l'epica della celebre locale riccionese. Il film comincia con Game Over Try Again, che è un po'... e finisce con la frase di Loris, che ha un suo piccolo antidoto, forse. Se noi facevamo le cose per gli altri, per condividere con gli altri, per il piacere di farle, per il piacere di stare assieme, per il piacere di contaminarsi, ecco, spero che chi guarda il film, soprattutto tra i giovanissimi, riesca a fare un collegamento tra l'inizio e la fine e trovare le proprie motivazioni per il futuro, forse. E continua il ricchissimo programma che spazia dal teatro sperimentale al centro arti visive Pescheria, dai bagni Agata fino naturalmente alla piazza, dove questa sera, 19 giugno, alle 21.30 si accenderanno i riflettori su Piera de Tassis e la sua lezione di cinema che precederà la proiezione di Dramma della gelosia. Martedì 20 giugno, alla stessa ora in piazza, la proiezione speciale di Bellezza addio di Carmen Giardina.